Merito di Porto Salvo sta tornando alla normalità, c'era troppo degrado per le strade, sulle spiagge, sottopassi, le buche e molti automobilisti erano costretti poi a chiamare ai danni il comune di Merito di Porto Salvo che veniva spesso condannato a risarcire gli automobilisti. Questa mattina gli operai stanno riparando, come si vede dalle immagini, l'attraversamento pedonale sul viale Garibaldi, angolo via Peppino Sulfero, angolo nord dell'ospedale. Vediamo, qui da tempo c'erano oramai grosse buche sul manto stradale, siamo sul salotto buono, sul salotto del paese, il viale Garibaldi, come vediamo i lavoratori stanno appunto riparando questa buca che oramai tutti ricordiamo esiste da anni e piano piano sempre di più tendeva ad allargarsi e rappresentava un pericolo non soltanto per gli automobilisti e per i motociclisti, ma anche per gli stessi pedoni. E dicevamo quindi dalle strade, dalle buche sulle strade ai lavori invece sui sottopassi, allo sgombero dei sottopassi, alla pulizia. Qui siamo sulla via Ramirez, nel rione Marina, dove per la verità anche i cittadini stanno collaborando. Vedete questo sottopasso della via Marina che è tornato agli antichi splendori, i cittadini che stanno appunto contribuendo a ripulire, collaborando con l'amministrazione comunale, insomma, una cittadinanza che vuole appunto risollevarsi dallo stato di degrado in cui era costretta a vivere a causa di un commissariamento e di una gestione che lasciava veramente molto a desiderare. Ecco, qui vediamo appunto il sottopasso di via Ramirez, ripetiamo, in via Marina, che porta al mare in questo popoloso quartiere di pescatori e la spiaggia che torna ad essere nuovamente pulita e fruibile non soltanto per i pescatori, ma anche per i bagnanti ed i turisti. D'altronde, Merito è un paese turistico che dovrebbe vivere solo di questo settore. Anche le docce sono state riparate, quindi pronte ad accogliere quanti in questo periodo estivo e con questo caldo vogliono trovare momenti appunto di svago, di refrigerio in tutta tranquillità, ma in zone accoglienti e pulite. Ma anche poi l'altro sottopasso, qui siamo sulla via Tenente Minicucci, angolo con la via Stazione, possiamo dire. Anche in questo caso, questa mattina gli operai del comune di Merito di Porto Salvo, come si vede dalle immagini, stanno provvedendo a completare i lavori di pulizia e di messa in sicurezza. Questa è la via Tenente Minicucci, ecco, angolo via Stazione, ecco, questo è il sottopasso che si sta riportando anche questo alla normalità. Era completamente otturato e qui c'è un po' grade dappertutto sfasciate, quindi il Comune sta cercando, grazie anche alla collaborazione dell'ufficio tecnico del Comune e degli operai, sta cercando di riportare appunto alla fruibilità e normalità. Qui siamo sotto la stazione di Merito di Porto Salvo, un sottopasso che era completamente inagibile, che torna quindi ad essere riconsegnato ai cittadini che vogliono dal centro di Merito, attraversando questo sottopasso, giungere e godersi il bellissimo mare, la bellissima spiaggia che c'è proprio al centro di Merito, si può dire. Quindi dal centro abitato da oggi è fruibile, grazie appunto a questa dovuta, io direi, pulizia,
del sottopasso è fruibile finalmente anche la spiaggia. Ricordiamo che questo sottopasso era ormai diventato un ricettacolo di animali, di topi, di immondizie e quant'altro ed era completamente inagibile. Ora invece, vedete, è completamente libero, completamente pulito. Quindi, che dire, un'amministrazione comunale che, nonostante le difficoltà economiche e finanziarie, sta tentando di metterci tutto l'impegno per rendere il paese, per dare al paese più decoro e renderlo più vivibile e soprattutto più praticabile e accessibile soprattutto ai cittadini ma anche ai turisti.